Nanni Moretti è un artista con una sua personalità molto forte, con un suo mondo molto riconoscibile. Come si entra da sceneggiatore in un mondo così già ampiamente strutturato? Perché quando tu arrivi a fare il Caimano, c'è alle spalle tutta una filmografia già. Sì, c'è alle spalle una filmografia di cui io ero totalmente affascinato e innamorato, perché poi questo è un punto fondamentale del mio lavoro. E questo ha a che fare anche col mio modo di mettermi dentro le cose. Per me Nanni Moretti è stato prima di tutto un mito quando ero a Caserta, poi siamo diventati amici, ma comunque era un mito, e poi abbiamo anche cominciato a lavorare insieme. Per esempio i film di Mio Zii li ho visti a Caserta, il primo mi ricordo l'ho visto Fare d'Agosto con un mio amico a Roma e siamo stati fino alle 4 di notte a parlarne, quindi non parliamo di Bell'Occhio, insomma, oppure Silvio Soldini, che è stato anche o Lucky Bucci. Una volta quando cominciò a scrivere Lucky Bucci siamo passati per Piazza Melozzo dove c'è Pignone partita e io dicevo ma stiamo qui, ero molto emozionato e Lucky Bucci diceva però fai il cretino, lascia. Però in realtà questo atteggiamento di chi ama molto quei registi con cui ha lavorato è fondamentale, perché non è che significa entrare in tutto di piedi, significa entrare capendoli, perché quello che fa uno sceneggiatore secondo me è portare sicuramente la sua personalità dentro un film, ma deve portarlo dentro una struttura ben congegnata, un autore molto forte, perché Nanni è evidentemente l'autore forse più estremamente strutturato del cinema italiano, ma tutti lo sono, tutti hanno il loro mondo, e un po' deve succedere che i film che si fanno sono sempre film di Nanni Moretti, ma non sarebbero proprio quei film se non ci fossi tu o gli altri sceneggiatori, e i film di Pizzini non sarebbero proprio, però non devono mai non essere poco lontani dai film di Nanni Moretti, di Virzini, di Soldini, di Archibucci, di... Questa cosa qui per me è molto importante, dato che ci sono anche dei ragazzi che stanno facendo una masterclass, mi pare. Io una cosa che dico sempre, e questa è anche la risposta a queste e le altre domande: uno sceneggiatore deve avere probabilmente talento, diciamo, ma questo uno sceneggiatore non può saperlo quanto talento ha, nessuno può sapere quanto talento ha, ma deve avere un buon carattere, deve essere una persona che sa stare con gli altri, sa avere a che fare con i registi, sa avere a che fare con le persone creative come sei tu, e soprattutto deve essere una persona con cui è piacevole stare, perché i film possono durare scrittura 4 mesi, 8 mesi, possono durare 2 anni, 3 anni. È un pezzo di vita. È un pezzo di vita serio. Se uno la mattina si sveglia e pensa di andare a lavorare con quello che mi sta antipatico oppure che mi rompe le palle, non è una cosa bella. Invece le persone si devono svegliare, questo è una cosa a cui tengo molto, ma ovviamente non lo faccio con tanta volontà, mi sembra di avere un buon carattere per scrivere con gli altri. Le persone si devono svegliare, devono essere contenti di stare con te come io devo essere contento di stare con loro. Da qui, che sembra una cosa che non c'entra con la sceneggiatura, da qui nascono le sceneggiature e nascono i film belli, perché le persone sono in sintonia. Se uno deve stare in tre davanti a un computer e scrivere ogni giorno delle scene, deve stare bene, divertirsi. Questo significa parlare d'altro, raccontare della cena della sera prima, raccontare che si sta soffrendo d'amore, raccontare un pettegolezzo, fare tutto questo insieme in maniera piacevole. Tutto questo c'entra con il film di scritto. Beh, è il famoso... È una dritta importante, è stare bene con gli altri. Quello che raccontavi tu è il famoso metodo Amidei. C'è un famoso aneddoto di Sergio Amidei che un giorno, non so che film stessero scrivendo, magari l'anno di bicicletta, per dire, in cui con gli altri sceneggiatori alla fine della giornata disse: vabbè, oggi abbiamo parlato di calcio, di politica, di amore, di... non abbiamo scritto una riga, ma abbiamo fatto un grande passo avanti. Ed è vero, no? È così. Ed è vero, ed è vero. Poi io dico queste cose, ma la maggior parte dei registi con cui lavoro sono degli staccanovisti folli, nel senso che più pazzo è Soldini
che per esempio da Milano veniva a lavorare a Roma e quindi aveva questa nevrosi dello sfruttare il tempo di quella settimana in cui stava a Roma. Tipo, se stavo in un albergo in una casa, io lo andavo a prendere per poi andare a lavorare in un posto e lui scendeva le scale di questo albergo, entrava in macchina, non cominciando a parlare del film, stava già parlando del film, poi continuavamo, lavoravamo tutta la giornata, esatto, lo riaccompagnavo e lui usciva parlando del film ancora. Quindi, ma anche con Da Vinci, per esempio, è vero che chiacchieriamo di altro, ma 5 minuti dopo si lavora. Ecco, forse con Moretti è diverso perché Nanni è uno che si prende molte pause, si vanno a prendere molti cappuccini, si torna, si sta in silenzio, si lavora molto, si lavora a stento, si lavora invece con periodi belli, ma anche quando si va a prendere il cappuccino abbiamo fatto un grande passo avanti sicuro.